prepotente, preciso, imprendibile di Pam Shriver. 30-15. Sì, vi avevo detto prima, il solito passante in due tempi, il primo per mettere in difficoltà la Shriver, costretta ad una volée difensiva o una demi-volée difensiva, il secondo per fare il punto. 30 pari. Per due volte a rete Pam Shriver, giocando due vole basse, difficilissime. Guardate, tutt'altro che facile, però non era neanche possibile chiudere il punto. E poi finalmente la Sabatini ha avuto la possibilità di giocare un passante vincente. 30-40, palla break. Non riesce la volée di dritto a Pam Shriver, c'è il break, Gabriella Sabatini torna in vantaggio, questa volta per 3-2 nel secondo set dopo aver vinto il primo. Da notare che Gabriella Sabatini ieri nella semifinale contro Elena Sukova non aveva mai perso la battuta, aveva dovuto salvare soltanto tre palle break in tutto l'incontro e oggi viceversa ha perso il servizio tre volte, ma la Shriver lo ha perso cinque volte. La Shriver aveva perso una sola volta la battuta contro Steffi Graf nel gioco d'apertura dell'incontro, poi non l'aveva più perso. Quindi è partita completamente diversa quella di oggi. Lascia troppo campo al cross di dritto della Sabatini Pam Shriver, 15-0. Shriver molto lungo, profondo, quindi e l'attacco lungo è importante perché dà più tempo naturalmente al giocatore o alla giocatrice che attacca di prendere la rete e poi rende più difficile il colpo passante, offre meno angoli a chi deve tentare di rimediare. Si allunga inutilmente Pam Shriver su questo bel passante di rovescio di Gabriela. 30-15. Ha giocato, la Shriver ha giocato come di solito gioca la Sabatini. È stata lei a costringere a una difficile volée bassa l'avversaria. 30 pari. E qui trova una buona prima palla di servizio Gabriela per il 40-30.
fuori la risposta di Pam Shriver, 4-2 Sabatini nel secondo set. Smash che non era difficile, però Pam Shriver si è trovata un po' sbilanciata, non è riuscita a rimettersi in equilibrio. Ecco qui, si sbilancia e mette fuori una conclusione che sembrava facilissima. 0-15. In ritardo nella volée di rovescio. La lacuna principale di Pam Shriver è la sua scarsa mobilità. Anche quando era giovanissima, quando a 16 anni è stata finalista dell'Open degli Stati Uniti nel 1978, primo anno che quel torneo si è giocato a Flushing Meadows, Pam Shriver aveva 16 anni, ripeto, è andata in finale dove ha perso la volée da Chris Evert. Aveva battuto Martina Navratilova, è stata allora che si è fatta conoscere per la prima volta al gran pubblico. Una ragazza molto intelligente, molto divertente, ha scritto anche un buon libro insieme a Frank DeFord. Chiaramente lo ha scritto Frank DeFord, che è probabilmente il miglior giornalista sportivo americano. Grande applauso del pubblico, ma per la verità Gabriella Sabatini ha sbagliato due volte. Poteva chiudere molto prima questo punto. Comunque c'è un'ovazione che è difficile sentire su un altro campo. Questa è Natalia Zvereva, la giocatrice sovietica, che in questo torneo è stata battuta dalla Sabatini per 6-1, 6-1 nei quarti di finale. Al primo turno la Zvereva aveva battuto la canadese Helen Chelesi, la Chelesi finalista agli internazionali d'Italia quest'anno. Tre palle break dunque. Basta la prima e c'è un altro game a zero, questa volta sul servizio dell'avversaria. Gabriella Sabatini conquista un solido vantaggio di 5-2 servizio nel secondo set dopo aver vinto il primo col punteggio di 7-5. Preoccupazione, il timore in un certo senso, perché si fa sempre un po' il tifo, non tanto per un giocatore o per l'altro, per una giocatrice o per l'altra, bensì per l'incontro. Ecco, avevo espresso il timore che dopo un primo set molto equilibrato la Shriver non riuscisse a tenere. In effetti aveva perso il servizio nel primo gioco del secondo set, la Shriver ha recuperato però subito il break, è andata in vantaggio per 2-1 e poi invece ha perso 4 giochi consecutivi, 4 giochi durante i quali ha raccolto solo 4 punti, ha perso 2 game a 0, non c'erano mai stati. Ecco, queste qui sono le due parti del tabellone che vi raccontano un po' la storia del torneo a partire dai quarti di finale. In realtà il torneo comprende 16 giocatrici, quindi c'è anche un primo turno. Per questo torneo non si sono qualificate purtroppo giocatrici italiane. Nel settore femminile del nostro disastrato tennis stiamo un po' meglio che non nel settore maschile, anzi stiamo decisamente meglio, perché abbiamo almeno due giocatrici tra le prime 25 del mondo, purtroppo non ne abbiamo due tra le prime 16 e qui giocano soltanto le prime 16. In campo maschile bisognerebbe invece che un master comprendesse più di 70 giocatori per avere un italiano. Purtroppo sono i risultati di una conduzione tecnica disastrosa.
che è sicuramente la colpa più grave dell'attuale Consiglio federale, al quale si rimproverano altre colpe, quello di aver gonfiato i voti, ma sono colpe minori rispetto all'incapacità, ripeto, di dare una struttura tecnica adeguata al nostro tennis. I risultati purtroppo sono sotto gli occhi di tutti, siamo soltanto spettatori nei tornei che contano, nei tornei importanti. Fuori la risposta di dritto di Pam Shriver. Quindi ci pari. Per chiuderla con il tennis italiano, purtroppo la cosa grave è che queste considerazioni di carattere tecnico che dovrebbero prevalere poi non sono tenute in nessun conto dai dirigenti dei nostri circoli, i quali si accontentano di piccole cose in cambio e poco si preoccupano invece degli interessi primari del loro sport. Appena fuori, rimasta un po' sorpresa Gabriella Sabatini. ...15-30... Gabriella serve per il secondo set in vantaggio per 5-2. Pensate che sta controllando abbastanza bene questa partita senza riuscire a controllare invece il proprio servizio. Che riescono molto meglio i passanti come questo, tutt'altro che facile, non c'era un grande angolo. Forse un po' corto l'attacco della Shriver, d'altra parte quando si attacca sulla risposta a servizio non si può scegliere né la traiettoria né la lunghezza del colpo, sono attacchi un po' avventurosi. Ottima prima di servizio questa volta di Gabriella Sabatini, set point. Vincente di Gabriella Sabatini chiude il secondo set, che la Sabatini si aggiudica col punteggio di 6-2. 34 minuti il secondo set, 61 minuti il primo, quindi si gioca da 1 ora e 35 minuti, e Gabriella Sabatini è in vantaggio per 7-5, 6-2. Normalmente con questo punteggio un incontro femminile sarebbe già concluso, invece come ho ricordato più volte durante questa telecronaca, questo è l'unico torneo nel quale le donne giocano la finale al meglio dei 5 set, cioè sulla lunga distanza. Quindi si prosegue con Pam Shriver al servizio. 15-0. Comodo passante di dritto per Gabriella, solito schema, prima mettere in difficoltà l'avversaria a rete e poi passarla. Inutile tentare un grandissimo passante sul primo colpo, quando si può chiudere il punto in due tempi rischiando molto meno. Sembra facile. ...30-15... 60 punti, 6-0, 60 punti per la Shriver e 77 per la Sabatini dopo i primi due set. 4 punti di differenza nel primo set, ben 13 nel secondo. La Shriver ha perso 6 volte il servizio, la Sabatini 3 volte. Thank you.
fortuna per Gabriela. Net molto beffardo, un nastro che l'ha aiutata. 30 pari. Anche se la palla è saltata molto alta, non è riuscito la Shriver a recuperare. Ripeto, la Shriver non è un fulmine, non è una giocatrice molto mobile, non ha chiaramente la mobilità di una Graf, che adesso magari ci sarà qualcuno che parla, non so, di possibile crisi della Graf. In realtà la Graf ha giocato questo torneo in condizioni fisiche meno mate. 40-30. Non era nemmeno sicura la sua presenza nella semifinale contro la Shriver. La Graf ha voluto giocare lo stesso, ha perso 6-3, 7-6. Terza sconfitta stagionale per Steffi Graf. Nelle 6 edizioni di questo torneo, che appunto si svolge al Madison Square Garden dal 1983, 33 giocatrici si sono qualificate complessivamente per le finali. 16 ogni edizione, ma naturalmente ci sono giocatrici che hanno raggiunto, che si sono qualificate più di una volta. Intanto Pam Shriver tiene il servizio, conduce per 1-0 nel terzo set. Vediamo se in questo terzo set Pam Shriver riuscirà a dare una diversa direzione all'incontro. In realtà la Shriver aveva tenuto molto bene il campo per quasi tutto il primo set. Perso poi per 7-5 dopo 61 minuti di gioco. Poi ha ceduto invece nel secondo set, ha perso 3 volte il servizio, ne ha recuperato solo uno. Quindi c'è stato un 6-2 per la Sabatini. Ora 1-0 Shriver, servizio Sabatini. È lungo il pallonetto difensivo di Pam Shriver, 15-0. La volée di dritto, un errore grave per la Shriver, che da eccellente doppista questi colpi non dovrebbe sbagliarli. ...30-0... Appena fuori il passante di rovescio, 30-15. Ricordo che il bilancio dei confronti diretti tra queste due giocatrici è di 5 vittorie a 3 per la Shriver. La Sabatini ha vinto i primi due confronti diretti nell'85, quando non aveva ancora 15 anni. Poi ha perso 4 volte di fila. Ha vinto il settimo confronto, qui subisce un passante di rovescio, situazione abbastanza anomala nell'incontro, passante della Shriver sulla Sabatini a rete. Ha giocato in contropiede, vedete, rimane forse si è pochino, anche un pochino fatta male la caviglia, forse Gabriela, vedete che e su questi terreni qui bisogna stare molto attenti. Tra
30-40. Palla break, palla per il 2-0 per Pam Shriver. E forse si apre una possibilità di, diciamo, di cambio di direzione del match. Da 30-0, 30-40. È molto brava Gabriela. Ha giocato un passante molto difficile per la Shriver. Palla morbida, incrociata, lenta. Sabatini ha annullato 9 palle break su 12. Se ne procura un'altra di palle break la Shriver. Vedete che quando deve spostarsi la Shriver è in difficoltà. Ha aumentato il ritmo Gabriela, ha giocato due rovesci molto rapidi. Si è aperta un po' il campo e alla fine la Shriver ha sbagliato. Proprio perché non è riuscita ad arrivare bene sulla palla. Fuori. Troppa fretta nel voler attaccare da parte della Shriver. Vantaggio Sabatini. Vamos Gabi, dicono i suoi sostenitori. Andiamo Gabriella, o Gabi come la chiamano. E servizio vincente. Uno pari. Nel terzo set, 2-7-0 per Gabriela Sabatini in questa finale del Virginia Slim Championship, le cui immagini vi giungono dal Madison Square Garden di New York. Vi ricordo che dal Madison Square Garden, in compagnia di Gianni Clerici e Ubaldo Scanagatta, commenterò il Master maschile a partire da mercoledì 30 novembre. Il Master si svolge con la formula di 8 giocatori divisi in due gruppi di 4, con girone all'italiana nei due gruppi. I gironi eliminatori vedranno lo svolgimento di 3 incontri, passante di rovescio della Sabatini, 0-15. 3 incontri il mercoledì, con inizio alle 17 locali, le 11 in Italia, le 11 di sera in Italia. 3 incontri il giovedì, con lo stesso orario, e 3 incontri il venerdì, sempre con inizio alle 17, ora locale di New York, 6 ore di differenza con l'Italia e con la Jugoslavia. Poi sabato gli ultimi 3 incontri del girone eliminatorio, ma inizio alle 12.30 locali. Domenica, sempre alle 12.30, le 2 semifinali, la finale alle 19 locali, le 1 di notte in Italia, la finale, lunedì 5 dicembre. Il Master, penultimo grande appuntamento della stagione tennistica. L'ultimo sarà la finale di Coppa Davis, che si svolgerà dal 16 al 18 dicembre a Göteborg tra la Svezia e la Germania. Il 18 dicembre, terza giornata della finale di Coppa Davis, è la data scelta dalla Federazione Italiana Tennis per l'assemblea. In realtà scelta dal commissario straordinario, che quale però non ha nessuna colpa, Mario Pescante, in questa scelta poco tennistica. Era l'ambiente del tennis che doveva ribellarsi a questa scelta. Invece, da una parte e dall'altra, governo ed opposizione l'hanno accettata. Protesta Gabriela Sabatini. E
Mi sembra che l'arbitro gli dica non sono sicuro. Non... Peter Casavage non sembra intenzionato ad accogliere la protesta della Sabatini. Rivediamo, sembrava un po' lunga in effetti. 40-30. Io ho un po' trascurato il punteggio in questo game. Stavo dicendo della data dell'assemblea della Federazione Tennis, che in realtà è stata contestata dall'opposizione, ma per altri motivi, non per la concomitanza con la finale di Coppa Davis. Ed è stata accettata tranquillamente dalla maggioranza, la quale è solo preoccupata di conservare gli incarichi. Doppio fallo. È il terzo doppio fallo di Pam Shriver. I primi due doppi falli sono entrambi costati un break alla Shriver. Questo ancora no. Bella volée di rovescio, prepotente, sicura. Vantaggio Shriver. Splendida risposta di rovescio. Eh sì, niente da fare. Vantaggio pari ancora. Secondo pallonetto, un po' troppo corto il primo, troppo lungo il secondo, pallonetto della Sabatini, vantaggio Shriver. Fuori, questa palla della Shriver, vantaggio pari. Siamo uno pari nel terzo set, 2-7-0 per Gabriella Sabatini, finale che si gioca al meglio dei 5 set, 3 set su 5. Attacco in controtempo e conclusione splendida, perché era tutt'altro che facile questa volée bassa di rovescio. Rivediamo, vedete l'attacco in controtempo? Attacco in controtempo è quello che viene effettuato in ritardo rispetto all'esecuzione del colpo e che può sorprendere l'avversario, ma di solito obbliga chi lo esegue a delle conclusioni abbastanza avventurose e difficili come questa. Maestro dell'attacco in controtempo Ken Rosewall, grande giocatore australiano, classe 1934, capace di andare in finale a Wimbledon a 20 anni di distanza, nel 54 quando aveva 20 anni, e nel 74 ne aveva 40. Capace di vincere gli internazionali di Francia a 15 anni di distanza, nel 1953 quando aveva 18 anni, e nel 1968 quando ne aveva 34.
È il game più lungo dell'incontro. Gran salvataggio della Shriver sul primo passante, ma poi il secondo è quello buono. Quante volte abbiamo visto questa situazione nell'incontro? Il primo passante a mettere in difficoltà, eccola qui, e il secondo passante a fare il punto. Passante in due tempi. Bella la sbracciata di rovescio di Gabriela, poi la corsa in avanti, tocco morbido, sicuro. Palla break. La Shriver ha avuto due palle per il 2-0. E sbaglia qui una volée di dritto abbastanza semplice. E c'è dunque il break. 2-1 Sabatini nel terzo set. C'è stato un attimo in questo terzo set nel quale si poteva pensare che la partita stesse prendendo un'altra direzione. Ora la partita è tutt'altro che conclusa naturalmente, però la Shriver ha avuto due opportunità, due palle per andare in vantaggio per 2-0. Viceversa non le ha sfruttate e poi ha perso il servizio. Curioso notare che i tre doppi falli commessi da Pam Shriver nell'incontro hanno determinato altrettanti break. Due direttamente e uno, diciamo, ha poi fatto pagare in ritardo le sue conseguenze. Quindi abbiamo Gabriela Sabatini in vantaggio per 2-0, 2-1 e servizio nel terzo set. Tornando per un attimo al Master maschile che comincia, come ho detto prima, il 30 novembre, ci sono alcune incertezze sulla presenza di alcuni protagonisti per ragioni di carattere medico, se così vogliamo, clinico. Speriamo naturalmente che ci possano essere tutti. In ogni caso una grandissima rassegna che merita di essere seguita. 0-15. Ed è molto indovinato lo slogan promozionale del Master maschile, dice il torneo nel quale ogni incontro può essere una finale. Infatti con in campo gli 8 giocatori più forti del mondo, naturalmente è chiaro che ogni incontro può avere i contenuti tecnici di una finale. Bello l'attacco di Gabriela Sabatini con questo rovescio. 15 pari. Questa volta non c'è stato bisogno del secondo passante, quello risolutivo. Sulla sinistra Bud Schultz, camicia bianca, è l'allenatore di Pam Shriver. Dice l'allenatore di Gabriela Sabatini è Angel Jimenez, spagnolo, ex giocatore di discreto valore, non fortissimo. Sicura nel passante che nel pallonetto Gabriela Sabatini, anche peraltro va fatta notare che Pam Shriver è molto alta, 1,83, e quindi sul pallonetto si trova molto meglio. 30 pari. Gabriela, perché ha giocato questo smash a tre quarti di velocità, era in una posizione non troppo facile, quindi lo ha giocato in sicurezza, ma ha ottenuto un bel punto. 40-30, palla del 3-1 per Gabriela Sabatini.
Fuori la prima di servizio. Gli lascia troppo campo aperto. La Shriver, Gabriella infila il passante di rovescio. 3-1 dunque. A favore di Gabriella Sabatini nel terzo set. Ecco qui il punteggio, 7-5, 6-2, 3-1. Se si tratti di stanchezza, ecco qui, attenzione, 19 punti su 28, 68% della Sabatini, 44 punti su 96 apparizioni a rete per la Shriver, 46%. Siamo sulle stesse percentuali già verificate in precedenza. Comunque quella di Gabriella è una ottima percentuale, perché sì, è vero che Gabriella sceglie abbastanza, con abbastanza cura le occasioni in cui andare a rete, ma insomma c'è già andata un numero sufficiente di volte, 28 volte, non sono le 10-12 volte in cui ci va Lendl per esempio in un incontro. 15 pari, ieri poi Steffi Graf ci è andata solo 3 volte. Gabriella sta giocando un'ottima partita, solo il servizio non le funziona tanto bene. Eh sì, la traiettoria della Sabatini ha praticamente copiato la traiettoria del colpo d'attacco della Shriver. Quindici-trenta. E 15-40. Non ha chiuso la volée alta di rovescio la Shriver. E Gabriella l'ha passata con il dritto. Due palle per il 4-1 ed un secondo break per Gabriella Sabatini. Un po' di polemica tra la Shriver e il pubblico. Ripeto, il pubblico, a parte un po' di baccano che gli americani fanno un pochino sempre, non hanno il rispetto per il gioco che magari hanno gli inglesi. Però sono straordinari, perché proprio si dimenticano della nazionalità dei due giocatori. Qui nessuno si potrebbe accorgere che stanno giocando un'argentina contro un'americana. Voi pensate magari un incontro a Roma tra la Reggi, magari avessimo una giocatrice capace di giocare la finale di un torneo di questa importanza, giocato in Italia contro una giocatrice straniera, beh, pensate cosa potrebbe essere il comportamento del pubblico. Molto bene la Shriver, si allunga in questa volée di dritto. Siamo 30-40 comunque, c'è un'altra palla per il 4-1 per Gabriella Sabatini. Purtroppo il nostro tennis femminile non ha mai avuto delle star. Abbiamo avuto delle discrete giocatrici. La volée di rovescio, il tocco più che la volée Gabriella Sabatini, ed è 40 pari. Sì, abbiamo avuto delle discrete giocatrici, Lucia Valerio negli anni 30, tra l'altro una giocatrice che ha vinto per 10 anni i campionati italiani.
Poi dopo la guerra abbiamo avuto Annelies Bossi, poi Annelies Bellani, che non erano due giocatrici diverse, la stessa giocatrice che ha sposato prima Renato Bossi, giocatore italiano, deceduto nel 48. Lo smash di Pam Shriver e poi Giorgio Bellani, carissimo collega, anche lui purtroppo scomparso. Bella Bossi è stata una buona giocatrice, vincitrice degli internazionali d'Italia nell'immediato dopoguerra,